Ciao, sto lasciando Sarajevo per dirigermi verso Visoko. Stavo pensando, in questo luogo dove c'è una vita comunque normale, un luogo molto carino, piacevole, c'è una bella energia. Un po' di anni fa c'è stata una guerra e ieri ho conosciuto la persona che mi ha fatto da autista, che mi ha portato dall'aeroporto fino all'appartamento, che mi ha raccontato di quello che ha vissuto durante la guerra, che gli è stato imposto all'età di 17 anni di diventare un militare, di impugnare le armi e di fare una guerra che lui non sentiva. A prescindere dalla situazione politica, di cui sono anche poco informata, comunque quello che volevo portarti è questo esempio di questo luogo che conosco poco. Ho percepito che la gente comunque ha cominciato a vivere e quando tu sei qui riesci a sentire una bella energia, come una sorta di rinascita. Non è che sia sparito dai loro cuori quello che loro hanno vissuto, ma quello che la vita li ha portati a vivere l'hanno in qualche modo superato, sono andati avanti, sono andati oltre. E questo può essere un bellissimo e grandissimo esempio per noi, per la nostra vita, nel momento in cui affrontiamo qualcosa che ci fa soffrire, che ci fa sentire male, che non vorremmo vivere. In momenti come questo possiamo ricordarci che ci sono delle persone che stanno vivendo o hanno vissuto nella loro esistenza situazioni veramente drammatiche e comunque ce l'hanno fatta a superarle. Quindi prendiamo ogni cosa che la vita ci offre anche come un esempio, proprio per permetterci di diventare persone migliori e di integrarlo in noi per poter vivere anche meglio. Ok? Vi mando un abbraccio fortissimo e vi auguro una giornata magica. Ciao ciao!